Lo spettacolo amici di Weekend Dance comincia da Napoli, Stadio San Paolo, il grande evento dell'estate. Lorenzo negli stadi 2015, Jovanotti, andremo a intervistare tantissime persone che sono arrivate da tutta Italia qui a Napoli per Jovanotti su Weekend Dance. Guardate il servizio. State addosso, bellissima e crudele, le stelle se le guardi non vogliono cadere. L'anello è sulla spiaggia, tra un mare di lentine, la protezione zero, spalmata sopra il cuore. L'estate addosso, come un vestito rosso, la musica che soffia via da un bar. Il curucù paloma, l'amore di una sera, gli amici di una vita. Insomma, non c'è età per ascoltare e vedere Jovanotti. Ma come non c'è età? Noi siamo giovani. Siamo Jovanotti allora? Siamo Jovanotti. Da dove venite? Portici. Portici e tutti i Jovanotti stasera. Tutti i Jovanotti. Finalmente anche il San Paolo come stadio apre i concerti. Bellissimo. Poi comunque è un'emozione per noi tifosi del Napoli stare qui al centro di questo tempio. Dove ha giocato Maradona. Però deve essere aperto anche alla musica purché non si rovini il prato. Siete anche abbastanza coreografici, no? Sì. Quanto tempo per fare questo? Poco, no? No, pochissimo. Ci siamo seduti con la penna e ci siamo messi a disegnare. Viva Giova per tutti gli altri, tutta la vita. Meno male l'hanno fatto a Napoli. Meno male, gli stadi aperti anche a Napoli. Meno male, ma è una cosa incredibile. La canzone di Jovanotti che ti piace di più? Passami ancora. Beh, questo è un abbigliamento proprio Lorenzo vecchia data, anni no? 90. Anni 90, tu vieni da dove? Da Salerno. Finalmente Napoli e il San Paolo apre la porta ai giovani per i grandi concerti. Sì. E ci voleva, no? Sì. La canzone di Jovanotti che ti piace di più? Penso Positivo. San Paolo, no, quello che non ci sono 10 anni che non ci facciano i concerti di più, quello lì, fuori grotta, il concerto più fuori grotta del pianeta. Ciao ragazzi. Sì, la mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo, lo riprende al volo, trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei. Se metti un vestito stampato a colori in gara con i fiori. Perché Jovanotti? Perché è unico, è un mito proprio. È un mito. Perché Jovanotti? Perché è fantastico ed è un poeta. Grazie a Lorenzo 21 anni fa ho conosciuto lei e ora siamo sposati da 21 anni. Grazie a Lorenzo, vi siete sposati? Esatto. Qual è la canzone che vi accomuna? La canzone che ci accomuna? Ti veda scritto su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te. Questo è il forum campano di Lorenzo Jovanotti. Sì, siamo qui a seguire il tour negli stadi, ci siamo fatti diverse date, tra le quali ci faremo anche quelle estere, Bruxelles e Zurigo. E mo a Napoli, raga, si fa burdello napoletano. E a Napoli Giova per tutta la vita, no? Sì, ma sì. La canzone alla quale sei particolarmente legata di giovane, sono tutte belle, ma una in particolare. Forse Dove ho visto te. È la canzone che a te ricorda qualcosa di piacevole, di Jovanotti? Serenata Rempo. Non si può tornare indietro, non si può tornare indietro, nemmeno di un minuto. È la regola di questo gioco, puoi tentare di salire di livello, o restare dove sei, come carne da macello. Nelle mani del tecnocrate di turno non si può tornare indietro. Le strade sono piene di detriti, ma c'era di un passato che un giorno era stato San Paolo. No, quello che non ci sono 10 anni che non ci facciano i concerti di più, quello lì, fuori grotta, il concerto più fuori grotta del pianeta. Ciao ragazzi. L'alba è già qua. Per quanto sia normale vederla ritornare, mi illumina di novità, mi dà una possibilità. La scarpetta di cristallo che hai perduto una notte nella corsa, puoi attendere qualcuno che ti cerchi,
Perché Jovanotti? Perché Jovanotti è unico. È unico, canzone più bella che vi piace? Ah, sì. Non è una squadra di calcio con tutta la panchina, ma chi siete? Veniamo da Napoli, il gruppo Napoli Addosso. Qui sta con hashtag Napoli Addosso, no? Esatto. Quindi tutti napoletani? Tutti napoletani, stasera sarà una bellissima serata. La Jovanotti forever! Viva, viva Giova! Lei ha tutte le caratteristiche di un'argentina. Ma sai che qui ha giocato Maradona al Napoli? Sì, lo so. Dillo, come ti chiami tu? Ana. Come mai Jovanotti, ti piace? Sì, mi piace tantissimo. In quale città dell'Argentina sei nata? Buenos Aires. Buenos Aires, quindi dopo Maradona, lei che si chiama? Ana. Da dove vieni? Da Rossano Calabro. Rossano, ma ci guardi a noi di Weekend Dance? E la Marina, come no, tutti quindi i giorni. Anche in Calabria segui Weekend Dance? Sì, come no. Un pivo. Papà che porta la figlia al concerto di Jovanotti, bravo! Sempre, perché è giusto pure che praticamente a soli 8 anni però deve iniziare a sapere cos'è la musica e quale occasione migliore per ascoltare una grande musica di un grande artista stasera. Il tuo nome? Gianni. E il tuo nome? Anna Laura. Ti piace Jovanotti? Sì. Se io potessi starei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza. A te che sei il mio amore grande. Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. E niente e nessuno al mondo potrà fermare. Serenata rap. Guarda come diverto, Ciao mamma, guarda. Oggi ho avuto una sensazione bella, ragazzi. Comunque è facile dire questo a Napoli, quando si viene qui hai sempre questa sensazione di meraviglia. Ti appartiene un po' Napoli, una città bellissima per i colori, per gli usi, per i costumi. Per chi fa musica è sempre è come un andare proprio al centro di quello che è la natura stessa di quello che uno fa. Proprio la Napoli c'ha queste, è una città che canta, no? Ma assolutamente canta, no, esatto. Yes or no? Ma non mi fotte più. Tu hai diritto e la sapere. Va, non ti sparerà. Comunichi tanto e tu vorresti restituire qualcosa a loro, perché tu dai tanto a loro. Ma io, sai, per me è talmente bello quello che mi succede attraverso il mio lavoro, quello che mi è successo, che se posso restituire qualcosa, anche proprio dando una dritta, anche semplicemente mostrando che le cose si possono fare, no? E quello lo faccio. In un momento in cui tutti, capito, ci fanno credere che il futuro sia solo tragico, no? Che il futuro sia solo chiuso. Io, sia positivo per i giovani. No, è vero questo, il rischio è grande, però non è vero, non è solo così. Non è solo così e non dipende dai soldi che c'hai in tasca, non è tutte cazzate queste qua, dipende da credere anche che le cose si possano cambiare, partecipare anche al cambiamento, no? Di sé prima di tutto, dentro. Insomma, io ci provo, anche perché a me è successo, non è che mi è successo che io vengo chissà da dove. Ma passano qualche luna,
svuota l'occhio e se ne va. E aspetta che chiove, l'acqua per fondo va, tanto l'aria sarà mia. Ma poi non piove, l'acqua per fondo va, tanto l'aria sarà mia. Pino. Ma poi quando chiome l'acqua dentro te va, tanto l'aria sa staccagna. Torni in una città dove sei stato per volere anche questa volta dopo 21 anni con Roccolino, tuo promoter, che salutiamo, Vera Agency che organizza il concerto, mitico. Nel 94, mitico Roccolino, con Ramazzotti e il grande Pino Daniele. Il grande Pino Daniele, che roba, che giornata. Che ti ricordi di bello, quella sensazione di 21 anni fa? Mi ricordo Pino, guarda, la cosa più bella che mi ricordo è Pino emozionato come un bambino di fronte alla cosa più incredibile del mondo e più paurosa anche del mondo. Napoli per lui era la mamma, ma era anche il drago che lo impauriva, no? Immagino la tua emozione, se lui ero molto vicino a lui in quel periodo, e quindi io e Eros devo dire che lo sostenevamo, perché lui era proprio impaurito. Fu una giornata, era impaurito Pino, poi infatti vuole che uscissimo insieme sul palco. Mm-hmm. E uscissimo, che andammo, l'unione fa la forza. Sì, e io lo sentivo che mi stringeva, e poi vide Napoli, vide tutto lo stadio, sentì, perché Pino, lo sapete, non ci vedeva bene, no? Specialmente da lontano non vedeva bene, e sentì questa forza che gli arrivava e si rilassò. Ma poi quando chiome l'acqua dentro te va, tanto l'aria sa staccagna. Voglio bene, Pino, ciao.